All'interno dello sport ci sono tantissimi atleti che comunque hanno dei riti scaramantici. Magari c'è chi indossa un paio di calzini portafortuna, magari chi fa dei gesti che secondo una determinata logica dovrebbe scongiurare eventuale sfortuna. E all'interno comunque della Formula 1 ne ho trovate davvero tante comunque di storie, sia comunque divertenti, ma alcune hanno anche, diciamo, un dark humor, perché sembra che il destino si accanisca a volte. Infatti in questo video andrò a parlare dei piloti e delle loro comunque scaramanzie o storie particolari comunque che hanno a che fare anche con delle loro idee riguardo la sfortuna. Infatti quest'oggi andrò a parlare delle 5 storie di scaramanzia più assurde all'interno della Formula 1. O i 5 piloti scaramantici, vabbè, sceglierò poi dopo come intitolare questo video. Dazio Nuvolari, insieme a un altro grande pilota italiano di cui parleremo dopo, a distanza comunque di anni ancora oggi è uno dei massimi esponenti del motorsport italiano. E questa storia si svolge il 28 aprile del 1932, quando Dazio Nuvolari era comunque una star per quanto riguarda l'Italia fascista, che si esaltava per le sue grandi imprese. E pensate un po' che a 11 giorni dal trionfo del Gran Premio di Monte Carlo, Gabriele D'Annunzio lo riceve al Vittoriale e gli regala una piccola tartaruga d'oro con la dedica: all'uomo più veloce, l'animale più lento. E da quel giorno Nuvolari se la porterà sempre con sé, considerandola come una specie di amuleto portafortuna. Arriverà addirittura a farla stampare sulle carte da lettere e dipingerla sulla fiancata del suo aereo personale. Arriverà a riprodurla anche in alcune copie da regalare agli amici e alle persone care o importanti. Un altro piccolo pezzettino di storia che fa parte della sua leggenda. Alberto Ascari è stato un campione di Formula 1 nel 1952 e nel 1953. Anche lui comunque è stata una persona molto scaramantica, era affezionatissimo al suo abbigliamento da corsa e soprattutto al suo casco azzurro dal quale non si separava mai, infatti lo considerava un vero e proprio portafortuna. Tant'è vero che lo indossava anche in quel 22 maggio del 1955 in cui, in testa al Gran Premio di Monte Carlo, fu protagonista di uno spaventoso volo in mare. E incredibilmente ne uscì quasi illeso, a parte qualche piccola contusione e il setto nasale rotto. Ma oltre ai vari oggetti portafortuna, Alberto Ascari aveva anche una sua regola, cioè che il 26 di qualsiasi mese fosse, lui non doveva guidare. Ma perché Alberto Ascari era ostinato con il numero 26? Perché il 26 luglio del 1925 suo padre Antonio perse la vita durante un incidente automobilistico. E di questa sua scelta ne fu ancora più convinto quando un suo grande amico Silvio Vailati muore durante una corsa nel 26 maggio del 1940. Però cosa successe? Nel 1955, quando venne invitato a Monza da alcuni amici dove stavano provando una nuova Ferrari, lui insistette tanto per provarla. Riuscì a fare 3 giri con quella macchina, ma all'ultima curva, per cause comunque mai chiarite, la vettura cominciò a sbandare, si capovolse e lo schiacciò uccidendolo sul colpo. E secondo voi in che giorno è morto? Infatti morirà il 26 maggio del 1955. E per confermare che a volte il fato ha davvero un brutto senso dell'umorismo, non indossava neanche il suo casco azzurro portafortuna. Infatti era in abiti civili. Per chi ha vissuto le gesta di Niki Lauda e anche per chi ha visto il film Rush dedicato alla sua leggendaria battaglia contro James Hunt, penserà comunque sì che Niki Lauda è stato un grande pilota, un calcolatore sicuramente, un grande esperto nella messa a punto delle auto, ma sicuramente si saranno detti in molti, di sicuramente lui non sarà mai una persona scaramantica, comunque uno che crede alle superstizioni. E invece no, ci troviamo a Montreal il 28 settembre del 1979. Dopo dal primo turno di libera in cui Lauda ha girato poco e male, va a parlare con il boss della Brabham, che era a quel tempo l'ex patron della Formula 1 Bernie Eccleston, dove gli dice che ha deciso di voler smettere con le corse, possibilmente anche con effetto immediato, perché secondo quanto detto da Lauda, gli sa da cretini continuare a girare in tondo. E Bernie Eccleston, nella fretta di trovare un altro pilota, sceglie Riccardo Zunino, pilota argentino che da tempo cercava un volante per approdare in Formula 1. Però c'è soltanto un piccolo particolare, che Zunino, non aspettandosi di girare in pista così subito, non ha con sé l'equipaggiamento. Però non c'è problema, perché gli presta tutto quanto Niki Lauda. Tranne, credo, comunque le scarpe, perché avendo una misura diversa gliele prestò la Fit. Ma la cosa comunque più carina è che Zunino, quando poi ha cominciato a vestirsi, ha scoperto che Niki Lauda metteva in ogni dito del guanto una moneta.
come simbolo di scaramanzia. Ed era una cosa comunque che all'epoca sembrava impossibile, perché Niki Lauda aveva la fama di essere una specie di pilota computer, o come comunque dicevano i suoi detrattori, che era una specie di forma di devozione a quello che Niki Lauda amava di più nella vita, cioè il denaro. E adesso facciamo un piccolo balzo comunque intorno agli anni 90-2000, perché andiamo a parlare di Alexander Wurz, che a me sinceramente era un pilota che non mi dispiaceva affatto. Quando Alexander Wurz approdò comunque all'interno della Formula 1, diciamo che tutto il paddock fu sorpreso. Da cosa in particolare? Perché lui guidava con le scarpe di colore diverso, ne aveva una blu e una rossa. A volte voi comunque si chiederanno, come mai aveva delle scarpe di colore diverso? Perché ai tempi comunque in cui correva in Formula 3, Wurz aveva avuto un piccolo infortunio a un piede, che gli si era gonfiato talmente tanto che una scarpa non gli andava. Quindi allora cosa fece? Andò da un suo collega chiedendogli di prestargli una scarpa più grande, perché come detto prima il suo piede non poteva entrare altrimenti. C'è solo un problema, questa scarpa era di colore diverso. Ma ciononostante comunque in quella gara poi Alexander Wurz la vinse, e da quel momento in poi decise di continuare a gareggiare con delle scarpe di colore diverso, una blu e una rossa. Tutto quanto comunque sembrava andare per il verso giusto ad Alexander Wurz, fino a quando però non arrivò alla McLaren. Rido perché adesso ne vedrete delle belle. Quando arrivò alla McLaren, Ron Dennis gli impose di mettere le scarpe di colore uguale. Wurz contro voglia dovette accettare, ma da quel momento gliene capitarono di tutti i colori. Andando con ordine, subì prima un furto nel suo appartamento a Monte Carlo mentre dormiva con sua moglie e sua figlia dopo essere stato narcotizzato con il clorofornio. Per fortuna non ci furono ritorsioni per lui e per la sua famiglia, ma l'unico appartamento che avevano visitato i ladri era il suo. Poi, al volante della McLaren MV418 del 2003, ha collezionato uscite di pista e incidenti paurosi. La vettura, tra l'altro, non riuscì mai a correre un solo Gran Premio. Giustamente, poi anche per non farsi mancare nulla, tra il Gran Premio di Malesia e quello del Brasile, venne ricoverato in ospedale, perché sospettato di aver contratto la SARS. Ma che cazzo! Giusto per ricordarci un pochettino del fantastico periodo che stiamo vivendo, di fine 2019 e di tutto il 2020 l'immortacci sua. Per fortuna comunque Alexander Wurz riuscì ad ottenere un po' di redenzione nelle gare Endurance. Infatti nel 2009 riuscì a vincere la 24 ore di Le Mans, mentre invece nel 2014 riuscì ad aggiudicarsi il campionato mondiale dell'Endurance, ovviamente guidando con una scarpa blu e una rossa. Vabbè, ma dai! Ci credo. Poi comunque anche dimensioni degne di nota ce ne sono tante. Per esempio Barrichello si rifugiava nella preghiera e ascoltava la musica brasiliana. Fernando Alonso invece, quando un weekend poi andava bene, ripeteva la stessa cosa che ha fatto in quel weekend per l'anno dopo, ovvero stesso hotel, stessa camera e stesso menù. Tutto deve restare come quando ho vinto tu, e continui con sedere. Come Ayrton Senna quando era alla McLaren. Lui non cambiava mai i suoi guanti, infatti in alcune foto si può notare come lui abbia i guanti talmente usurati che a momenti gli si vedono anche le dita. Anche per esempio Enzo Ferrari, che non voleva che le sue auto avessero il numero 17. Come anche per esempio in Formula 1 si è sempre evitato che i piloti usassero il numero 13 sulle proprie macchine. L'ultimo che l'ha fatto mi pare che fosse Maldonado, anche se comunque il problema non era tanto il numero ma il pilota che faceva cagare. Scaramanzie poi riguardo ai piloti della Formula 1 ce ne sono ancora tantissime, infatti penso che ne parlerò in un secondo video e farò anche quello poi sulla MotoGP. Però il vincitore di questo primo video rimane soltanto uno. Quando si pensa a un pilota austriaco o della Germania, comunque sia di mentalità tedesca, diciamo, ce l'immaginiamo di solito comunque con una certa freddezza. Ma Gerhard Berger non era uno di questi. Gerhard Berger, noto a tutti oltre che per la sua bravura in pista, per essere un noto burlone all'interno del paddock, che infatti amava tantissimo fare gli scherzi, ma soprattutto era un grande stimatore del pensiero femminile, diciamo così, e comunque aveva una sua procedura per salire all'interno della macchina. Che cosa faceva? Praticamente, prima si dava una bella ravanata ai Ferrero Rocher, poi faceva il gesto delle corna sul volante con uno schema tutto suo, e per chiamare a sé la fortuna cosa faceva per ultimo? Praticamente diciamo che accarezzava il posteriore di qualcuno, possibilmente una donna, la prima che gli capitava a tiro. E questo dovrebbe chiamare a te la fortuna, a Berger. Ma mi faccia il piacere!
Ma non finisce qua, perché questo malato di mente, perché è un malato, stava per fare qualcosa che secondo me uno gli avrebbe fatto giocare la sua carriera e due avrebbe scatenato uno scandalo mediatico che non finiva mai. Praticamente cosa successe? Allora, era il 1993 e si stava per disputare il Gran Premio di Donington. Berger a quell'epoca era la Ferrari e non so chi della Ferrari lo abbia fermato, perché lui stava per toccare il sedere a una persona molto importante. Era una bella signora, una signora bionda, che era molto influente a quell'epoca. Sì, diciamo una certa, un po' sconosciuta, Lady Diana. Non sto scherzando, questo malato stava per toccare il c***o a Lady Diana. Berger, comunque, capisco che ti piacciono le donne, ma fatti vedere anche ogni tanto, perché non stai tanto bene tu, eh? Ragazzi miei, siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono, attivate la campanellina degli avvisi e soprattutto condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi alla pagina di Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!